Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da un gamer come voi. Come state? Tutto bene? Oggi si gioca la semifinale d'andata Rangers-Chelsea. Dopo l'ottima prova in campionato, siamo primi in classifica. Ora giocheremo la semifinale d'andata. Forza Chelsea, forza Retegui, che è un po' stanco. Dobbiamo cercare di vincere già all'andata per poi chiudere il discorso semifinale e aprire il discorso finale di Europa League. Forza Chelsea. Ci siamo, ne resterà soltanto una a giocarsi le proprie chance di titolo in finale. Manca poco, ormai è un calcio d'inizio, Rangers che affronta il Chelsea. Ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo, come sempre in diretta qui sulle frequenze di EA Sports. Ben trovati da Piero Gepardo e ovviamente anche da Lelia Dani, pronto per il commento tecnico. Protagonista la UEFA Europa League sulle frequenze di EA TV con il primo round delle semifinali. Si affrontano Rangers e Chelsea. Mentre le finali sono da vincere, le semifinali sono da giocare. Il pronostico della vigilia indica gli ospiti come grandi favoriti. Vedremo se sarà confermato e se la cosa metterà pressione ai giocatori o se rappresenta uno stimolo per dare il 110%. E questa gara d'andata ci fornirà già indicazioni importanti in questo senso. Godiamoci questa semifinale d'andata, ragazzi. Vediamo come scendono in campo i padroni di casa. Adottano un 4-4-2 con Rombo, centrocampista da schermo davanti alla difesa, l'altro invece al quale viene demandato il compito di costruire e aiutare le punte. Un assetto che a mio avviso sacrifica un po' il gioco in mezzo al campo, Pier. Una scelta evidentemente ponderata da parte del tecnico per dare, almeno sulla carta, maggiore incisività alla fase offensiva e più sostegno alla difesa. Chelsea che si schiera così, modulo particolare questo 5-2-3 con due esterni offensivi che dovranno dare una mano per evitare che ci possa essere inferiorità numerica in mezzo al campo. Onestamente due soli centrocampisti mi sembrano un po' pochi, Pier. Magari hanno scelto di partire così per vedere cosa succede, non mi stupirei se cambiassero in corsa. Potrebbero addirittura passare a un più equilibrato 3-4-3. Si inizia ragazzi, palla Matteo Retegui. Inizia il Chelsea in casa dei Rangers. Inizia dunque questa doppia sfida di UEFA Europa League che ci rivelerà il nome di una delle due finaliste. Chilwell. Entra con decisione. Raheem Sterling. Bella palla, Fernandes. C'è in mezzo Retegui, il tiro di tocco. Ma che gol! La stagione, genio, tecnica, imprevedibilità, talento, c'è tutto in questo gol. Rivediamo l'azione del gol. Hanno verticalizzato bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. Ha optato per la soluzione più Ragazzi, difficile, che gol di Matteo Retegui! Una giocata pazzesca, già nelle intenzioni. Gol di tacco in ruleta. Che gol, Matteo Retegui. Ottimo
4 gol in 5 partite. Che giocatore, ragazzi. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. È dato fra i possibili protagonisti del match, almeno a leggere i giornali. Si erano rincorse le voci sul suo possibile ritiro e ci ha pensato lui stesso a fare chiarezza, confermando l'intenzione di lasciare il calcio giocato a fine stagione. È arrivato anche per lui il momento di dire basta. Bella altra palla per Retegui. La scelta più difficile da prendere per un calciatore. Si gira, tira, tira centrale. Vivi fuori di casa, lasci un mondo che ti ha regalato comunque dei momenti indimenticabili per tornare alla vita normale. Avrà fatto le sue considerazioni e ritenuto che questo è il momento. Bella palla, Retegui ancora, Raheem Sterling. Messo Fernandez in fuorigioco. Ma c'era comunque la posizione di fuorigioco. Era in offside l'arbitro, dunque interrotto in ogni caso. Fuorigioco millimetrico. Ma che partita di Retegui, ragazzi. Ancora Retegui, la gira, Ziyech. Bella palla per James, c'è Retegui in mezzo, Retegui il tiro. Doppietta. Ancora lui ha saputo colpire. Sono 5 in Europa League. Ottima azione, 1-2. Praticamente Retegui per Ziyech, Ziyech per James. E James in mezzo per Retegui, che non sbaglia. Tira forte all'angolino e segna la doppietta. Ottimo inizio. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Adli. Grande Gallagher. C'è il lancio. C'è ancora Retegui. Lo vede Gallagher, Retegui. Non vediamo spazi, torniamo su Chilwell. Palla dietro per Sterling, il tiro a giro, rimane di là Ziyech. Palla di tacco per James, bella palla, tiro parato. Portiere, ma non è finita. Pallone che viene. Ma come stiamo giocando, ragazzi? Pericolosa. C'è spazio per la ripartenza. Cerca. Attenzione. Fuori gioco. Per una questione di centimetri si alza la bandierina dell'assistente. Che occhio. Complimenti. Peccato perché aveva preso bene in tempo la difesa. Errore in fase di possesso del Chelsea. Pallo non fischiato, vantaggio. Morelos. Ha spazio davanti a sé. Ha calciato con forza. Ragazzi, che rischio. Come diceva qualcuno, la potenza è nulla senza il controllo. E ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione. Attenzione a questi Rangers. Fernandez. Bella palla, Chilwell. C'è Retegui in mezzo, non dovrebbe essere in fuorigioco. Perfetto, continua l'azione. Palla da fuori, Enzo Fernandez, può andare al tiro. Tiro a giro, la paratona di Ivusic. Questa conclusione. Intervento non particolarmente impegnativo, ho avuto tutto il tempo per prepararla a questa parata. La battuta corta. Fernandez, Ziyech. Bucata qui per il compagno. Alla ribattuta. Tiro d'esterno. Sterling. Ferma tutto e riconquista. Non passiamo. Tre quarti. Ziyech. Bella palla per Retegui. Lo stop in aria. Rimane lì. Palla dietro. Ziyech il tiro. Rimane ancora per Retegui il tiro. La paratona lì. Vusic. Era in fuori gioco comunque. L'arbitro aveva comunque fermato tutto per la posizione di fuori gioco. Ma che paratone di Ivusic. Poteva essere la tripletta di Matteo Retegui. Si riprenderà dunque con un fallo laterale.
Siamo ormai sgoccioli di fine primo tempo. L'extra time. Attenzione. Salvata all'ultimo. Aspetta, un'azione davvero pericolosa. Mamma mia, che salvataggio. E non è neanche calcio d'angolo. Complimenti, James. Sar. Finisce il primo tempo. Fischia l'arbitro, si chiude qui il primo tempo. Partita d'oro di Retegui e del Chelsea. Dai ragazzi, continuiamo così. Eccoci al secondo tempo. Comincia il secondo tempo della semifinale d'andata di UEFA Europa League. Ottimo recupero. Non tengono questo pallone. Parte James, la sua velocità. Bellissima palla! Grande parata, che rifiuto! Sfioriamo il 3-0 con Fernandes. Batte corto. Occhio al cross nel mezzo. Spazza via sul traversone. Premier League inglese che tornerà live su EA TV. Gara tutta da vivere tra Chelsea e Leeds United. Due squadre che giocano un calcio propositivo. Preferiscono attaccare piuttosto che difendersi. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. Bella palla di Retegui. Rimane lì. Perde un brutto pallone. Tacco James. Palla dentro. Non c'è nessuno. Contropiede dei Rangers. Ottimo recupero del Chelsea. Retegui dall'altra parte. Ziyech. Che palla. Ziyech. Tacco dietro. James può metterla dentro. Non c'è nessuno. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Ottimo recupero un'altra volta. Retegui per Sterling. Lo stop. Il tiro debole. Pallone docile tra le braccia del portiere. Non riusciamo a passare. Stiamo giocando solo noi, ragazzi. Adli. Ziyech. James. Ancora per Ziyech. Ottima palla. Ancora su Ziyech. Palla dentro, bellissima, il gol, 3-0 Chelsea. Sembrano davvero inarrestabili. Enzo Fernandes. Che cross di James. E che gol di Fernandes. Vediamo l'azione del gol nato sugli sviluppi di questo cross. Un'incornata che non ha lasciato scampo al portiere. Ivusic sta per fare un'altra grande parata. 3-0 Chelsea. Chelsea veramente devastante fin qui. Morelos cerca di bucare. Attenzione ai Rangers. Grande chiusura difensiva. Ziyech. Ora James. Eravanti palla. Sta giocando molto bene. Sterling. Servito Ziyech. Nuovamente su Sterling. Ha colpito Retegui, raga. Rimane lì il tiro, il gol. Fantastico. Tripletta. Matteo Retegui. Prestazione. Beh, direi proprio di sì. Anche fortunato. Sterling praticamente ha tirato sulla schiena di Retegui. La palla rimane lì, la recuperiamo e tiriamo all'angolino. Tripletta di Matteo Retegui. Ivusic che non se l'aspettava. Non se l'aspettava nessuno, ragazzi. Altro gol, risulta poco. Entra anche Cucurella.
4-0 Chelsea con un piede in finale, ragazzi. Una partita a senso unico, 4-0 per loro. Punta la porta. Partita d'oro di Reteghi. Non abbiamo fatto in tempo a parlare, che hanno perso il pallone. Attenzione comunque. Dobbiamo concludere questa partita nei migliori dei modi. Ottimo recupero. Partita perfetta del Chelsea. C'è spazio per la ripartenza. Reteghi ancora da solo. Contro il portiere. Può fare il quarto gol il tiro. La paratona di Ivusic. Stanco Matteo Reteghi. Entrambe le squadre optano per il cambio. Entra anche Carvajal. Ma è la fine. Sterling da fuori. Il tiro rimpallato. Cucurella. James. Palla dentro, bellissimo il tiro. Con lo sguardo ha accompagnato il pallone. Quasi il 5-0 di Ziyech. Che azione anche questa, ragazzi. Che tiro di Ziyech. Stiamo per segnare un gol incredibile. Manca pochissimo alla fine. 2 minuti di recupero. 20 secondi, questa è l'entità del recupero. Reteghi da fuori, può tirare ancora il tiro, la parata di Ivusic. Poteva essere il poker. Vuole il tocco corto. Il tocco dentro. Bella parata di Ivusic, finisce così. Chelsea che si aggiudica il primo round di questa doppia sfida. Semifinale senza storia. Hanno preso d'assalto la metà campo avversaria impegnando ripetutamente il portiere. Questo è un risultato che vede questa squadra come la favorita per la prova in finale. Guai però a credere di aver già la qualificazione in tasca. Abbiamo visto tante volte ribaltare il risultato al ritorno. Non devo. Partita d'oro del Chelsea e di Reteghi. Tripletta, si porta a casa il pallone, ragazzi. E molto probabilmente anche il premio uomo partita. Ed eccolo qua. Valutazione di 9 con 3 gol. Uomo partita, Matteo Reteghi. Intanto il Benfica pareggia 1-1 con l'Athletic Bilbao. E noi esultiamo col pallone e con il trofeo uomo partita. Potter esulta. 3 gol di Reteghi, 1 di Enzo Fernandez, che si va a complimentare. Grande Reteghi, partita d'oro. Eccolo, anche col trofeo. Ragazzi, per questo episodio direi di salutarci. Ci vediamo nel prossimo episodio per il ritorno di UEFA Europa League contro i Rangers. Siamo avanti 4-0. Dobbiamo assolutamente vincere, ragazzi, per poi arrivare in finale. Vi ringrazio per aver visto questo video. Lasciate un like, iscrivetevi e lasciate un commento per i prossimi video. Ciao ragazzi, è stato un piacere.